Motore, azione. Buongiorno, mi chiamo Daniela, sono un'operatrice sanitaria, lavoro presso una casa di riposo. Stamattina andremo a vedere le procedure per un'igiene a letto. Innanzitutto, prima di procedere, bisogna osservare l'ambiente, che deve essere al più possibile confortevole per l'ospite che stiamo assistendo. Bisogna rispettare la sua privacy e il suo senso di dignità, pertanto chiudiamo le finestre, le tende, la porta deve essere chiusa e deve essere garantito anche un'adeguata temperatura in camera. Bisogna sanificarsi le mani e utilizzare i guanti monouso. Prima di procedere bisogna fare sì che tutto il materiale a torrente sia a nostra disposizione. Navetta, brico, bacinelle, saponi, creme detergenti, salviette, lenzuola e la padella. Buongiorno Olga. Buongiorno. Come hai riposato? Abbastanza bene, sì. Iniziamo un po' l'igiene, ci laviamo. Sì, ma scegli. Abbassiamo le coperte. Grazie. In questo caso la signora Olga è molto agile, ci può aiutare perché è autonoma. Ad aiutarci a levare il pigiama, sì. la biancheria intima o il presidio, sì. Mantenere una posizione ginecologica, pieghi le gambe, infiliamo la padella chiedendo alla signora Olga di aprire bene le gambe. È comoda signora Olga, possiamo sì, procedere? Sì, sì. Abbiamo preparato un grifo dell'acqua calda per poter far sentire la temperatura alla signora Olga, se va bene l'acqua. Gradisce sì, così l'acqua, le va bene? Va bene, sì. Far aprire le gambe, bagnare le grandi labbra e poi procedere con l'igiene. Prendere una manopola o una salviettina usa e getta, bagnarla, mettere quanto detergente intimo è sufficiente e iniziare l'igiene partendo sempre dall'alto verso il basso e avendo cura di non ripassare con lo stesso pezzo di traversina, ma cambiare la posizione da un lato, cambiamo dall'altro. Una volta risciacquato in maniera abbondante si prende un'altra manopola, la si bagna e si va a lavare il meato. Una volta finita la detersione asciughiamo tamponando bene e osservando bene la cute se ci sono arrossamenti. Olga, alzi il bacino che vediamo. Grazie. Può scendere Olga. Grazie. Come si sente? Bene, mi sento bene, mi sento proprio pulita, guarda. Quanto all'assistenza è possibile perché la persona è collaborante, la procedura che abbiamo visto è quella più idonea. Nel caso che la persona non fosse collaborante, non bisogna insistere, non bisogna prelevare il cane, la sua volontà, bisogna saper solo aspettare, riproporre in un altro momento l'assistenza, relazionandosi anche prima, creando un certo rapporto di relazione. Poi la persona resta più predisposta ad accettare le cure assistenziali.